È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 26. Will si sentì sprofondare quando Lux gli rivelò il vero motivo per cui si trovasse in quel luogo che appena aveva constatato chiamarsi Villennium. Tutto e soltanto la verità che lo aveva investito come una marea in tempesta, pronta ad abbracciarlo e strozzarlo fino a farlo esalare il suo ultimo respiro. Il ragazzo era seduto sulla panchetta situata davanti al pianoforte, una mano a sorreggergli il mento e gli occhi piantati sulla figura esile della ragazza, che era appoggiata al muro e blaterava con una tale naturalezza da fargli pensare che fosse veramente fuori di testa. Così la fermò. «Stai dicendo che siamo degli esperimenti?» Lux strinse di più le braccia al petto. Dirlo ad alta voce e così apertamente le faceva uno strano effetto. Si limitò ad annuire. «Ascoltami, capisco che sembra tutto surreale. Nemmeno io credevo che qualcuno potesse essere così fuori a tal punto da cercare di modificare il gene umano per avere una schiera di soldati geneticamente modificati da poter sfruttare come arma. Però se analizzi effettivamente tutto, ma il ragazzo non le diede il tempo di continuare. Ti credo. La liquidò in fretta e sentendo su di sé l'espressione scioccata di Lux specificò: Non è normale somministrare tutta quella quantità di tetradotossina in una persona. Benché sia privata del suo veleno, gli effetti sono comunque un danno voluto al cervello umano. Chissà se ci hai mai pensato, si chiese immaginando il volto della Grimbel. Lux l'aveva descritta come un mostro senza nulla di orrendo, ma Will aveva capito fin da subito che a Redwood bisogna difendersi da una cosa solamente: Eva. Lux lo guardò sorpresa. Quindi è questa la tua abilità? Riesce a riconoscere le sostanze che ci sono nei veleni che ci somministrano? Chiese con la bocca spalancata. È solo il frutto di qualche lezione di chimica fatta a scuola. Deviò velocemente il discorso, ma allora si ricordò. Nessuno era mai riuscito a guardarlo con disappunto, rabbia e disinteresse tutto in una volta. Ma quel giorno, quando Will aveva prontamente estratto e preso delle provette con la tetradotossina, ancora non purificata, e le aveva somministrate ad un infermiere, la Grimbel era riuscita a guardarlo in quel modo. Quella donna gli aveva strappato via tutto, e per di più davanti ai suoi occhi, quando gli aveva raccontato per filo e per segno ciò che aveva fatto. Eppure lui continuava a non ricordare, e non voleva nemmeno farlo. Ricordava ancora come si era sentito affascinato da quel racconto, così ben costruito ed organizzato. Un omicidio pensato nei minimi dettagli che lui non sarebbe mai riuscito ad architettare. Will aveva la caratteristica di essere molto impulsivo e ne era consapevole. Aveva pensato molte volte di far fuori il suo migliore amico, seppur giocosamente, e non avrebbe mai pensato ad un piano così subdolo per farlo. L'idea gli sarebbe venuta al momento. Ragion per cui non aveva mai creduto a quella storia da film, e Lux gli aveva dato un motivo in più per non farlo. Strofinò le mani tra di loro. Beh, a questo punto devo credere che sia proprio questo il suo piano, no? Farci perdere la ragione, constatò. Esatto, affermò lei portandosi i capelli su una spalla e decidendo di non approfondire il discorso sulle sue abilità. Vuole proprio questo. Ma con me gli esperimenti non funzionano. Per questo sono qui, disse fornendogli una nuova informazione. Oh, capisco, sei tipo la Katniss Everdeen della situazione, quindi, destinata a non morire mai. Mitico, bofonchiò storcendo le labbra. Ed io che ruolo dovrei avere esattamente in questa faccenda? Chiesi inarcando un sopracciglio. Lux doveva aspettarselo, sarebbe stato da stupidi aiutarla senza chiedere nulla in cambio. Sospirò rumorosamente. Vogliamo scappare da qui, ma non possiamo farlo tutti insieme. Cercheremo aiuto e verremo a prendere gli altri ragazzi. Vuoi venire con noi? Gli propose sapendo già che Dave avrebbe avuto da ridire sulla questione. Nessun riferimento ad Hunger Games? Che delusione! Disse con una punta, forse fin troppa, di sarcasmo. Ci sto, ma non tornerò a riprendere nessuno.
«Usciti di qui, me ne tornerò a casa», la informò impuntandosi. Will non aveva nessun tipo di rapporto con gli altri esperimenti e credeva, nonostante Luxia gli avesse detto il contrario, che fossero tutti decerebrati, senza speranza. E lui non era uno di loro. «Ricordi casa tua?» chiese Lux. «No, ma questi sono solo dettagli», scrollò le spalle il ragazzo per poi alzarsi e stiracchiarsi svogliatamente. «Quindi? Cosa vuoi che faccia?» La sua calma era palpabile, a tal punto da far rilassare persino lei, che da rigida e composta poggiò completamente la schiena alla parete. «Devi cercare Harry, Dave e Azzura. Probabilmente non si ricorderanno di me, ma devi aiutarli a ricordare e poi portarli qui da me, senza farvi scoprire». Lo istruì. L'aria adesso sembrava più leggera, quasi piacevole. «Roba di niente, certo», la prese in giro. «Io non so nemmeno come siano fatti questi tre», borbottò per poi uscire dalla sala e costringendo Lux a seguirlo. «Potresti almeno dirmi come sono fatti fisicamente?» E allora la ragazza si mise a fare delle brevi descrizioni fisiche dei suoi amici, raccontandosi con lui di non farsi scoprire da Luis, altrimenti il piano sarebbe andato presto in fumo. «Si può sapere dove stiamo andando?» chiese, e solo quando la sua vista si fece più chiara, capì di essere in quel corridoio, che si trovava esattamente al di là della porta che si trovava nella hall, dietro la scrivania. Will sembrava aver imparato per filo e per segno ogni perimetro del Millennium. «Sto andando a cercare Harry, Drake e Arizona», disse convinto, mentre a passi spediti attraversava il corridoio sporco di peccati versati anni prima. «Harry, Dave e Azzura», lo corresse Lux stando al suo stesso passo. «E cosa ho detto io?» disse in tutta serietà, ma suo malgrado si fece sfuggire un mezzo sorriso colpevole. Will adorava infastidire le persone, giocare con loro e raggirarle, ma Lux gli rendeva questo aspetto un po' più difficile. Entrò nella camera di fronte a quella con le pareti imbrattate dal carboncino e spostò il materasso che copriva un punto preciso del pavimento che sembrava essere proprio un passaggio segreto. Il punto era caratterizzato dal fatto di essere in legno e questo spiccava sul resto del pavimento in marmo bianco. Il ragazzo si affrettò ad aprire ed alzare quella piccola copertura in legno, indicando con un cenno del capo il suo interno. Lux si sporse di poco, osservando quello che effettivamente era un passaggio segreto, con delle scale che per via del buio sembravano infinite. «Questo tunnel porta al bagno di Redwood. Nessuno mi vede entrare e nessuno mi vede uscire. È come andare a fare una doccia ed uscire un'ora dopo. In più, il Millennium non ha telecamere, tranne quella all'entrata della cucina. Siete stati così sciocchi a non rendervene conto». Sussurrò per poi iniziare a scendere, piano piano, assicurandosi di tenere i piedi saldamente su ogni scalino. «Ci vediamo appena avrò qualche notizia», disse per poi chiudere il passaggio. A Lux non restava che aspettare. Come da rituale, William si concesse una doccia veloce e indossò le vesti pulite che aveva riposto e nascosto in una delle docce, consapevole di dover almeno fingere di aver fatto qualcosa in quel tempo trascorso nel Millennium. Perché sapeva come pochi che erano tutti costantemente osservati. Lo aveva notato proprio il primo giorno a Redwood, quando nella sua seconda seduta dalla dottoressa, lei aveva ordinato a degli infermieri di andare a prendere l'esperimento 378, dopo aver fissato per fin troppo tempo lo schermo del computer e dopo aver pronunciato le parole «è nella sala ricreativa adesso». Will, come tutti del resto, odiava Redwood e qualsiasi cosa si associasse ad essa. Non tollerava neppure la sala ricreativa, nonostante fosse stata creata come luogo di rilassamento e tranquillità per i pazienti. Lui preferiva di gran lunga la pace e la quiete del Millennium, che lo faceva sentire in qualche modo al posto giusto nel momento giusto. Questo senza tenere in considerazione il luogo tetro di per sé. Lasciò i capelli bagnati, pure semplice pigrizia. Non aveva per nulla voglia di starsene lì altri 10 minuti. Anzi, voleva trovare al più presto quei ragazzi, non tanto per aiutare Lux, ma era curioso di vedere come fossero. Magari però li aveva già visti, ma troppo concentrato sul ricordarsi il suo passato per poter ricordare i loro volti. Si avviò nella sala ricreativa, pronto a fare una serie di domande a tutti i presenti, giustificandosi con «Sono alla ricerca di Pita, Gale e Effie», presentandosi poi come Haymitch
e avrebbe intrapreso un amabile dibattito su quanto Katniss, quella di Redwood si intende, fosse squilibrata. Entrò nella sala senza destare alcun tipo di interesse negli altri ragazzi, come se non si fossero accorti della sua clamorosa entrata, ma poco importava. Si guardò intorno osservando i ragazzi. Alcuni di loro chiacchieravano e scherzavano, altri di parte stavano sulla loro, parlottando ad alta voce e maledicendosi per essere così mentalmente instabili. Will pensò che gli amici di Lux non potevano di certo essere tanto fuori, perché un fondo di verità nelle parole della ragazza le aveva trovate e voleva a tutti i costi uscire di lì. Quindi, se il suo unico compito era quello di portare i suoi amici da lei, lo avrebbe fatto senza pensare alle conseguenze che si prospettavano, amare e terribili. Adocchiò un ragazzo riccio, corpo di certo più robusto del suo, seduto sul divano con lo sguardo perso nel vuoto e due cuffiette alle orecchie a fargli compagnia. Aveva tutta l'aria di essere Larry descritto dalla ragazza. Così, senza alcun tipo di invito, prese posto vicino a lui e iniziò a fissarlo, causando in Harry un forte senso di imbarazzo. Tolse una delle cuffiette guardando il ragazzo vicino a sé. «Posso fare qualcosa per te?» chiese quasi sussurrando, incredulo nel vedere che qualcuno gli stava rivolgendo la parola, lui che era il tanto temuto 6735. «Dimmi, sei Gale o Pita?» chiese fissandolo. I suoi occhi erano di un verde così scuro da fargli credere che si stesse specchiando su una foresta vasta ed ampia. Harry sgranò gli occhi nella sua completa confusione. «Sono 6735», lo informò. Adesso il tono della sua voce era cambiato, calcando su quel numero per fargli capire che lui non era una buona compagnia. Will fece una smorfia. «Davvero definisci te stesso come un numero? Notevole? O forse non ti ricordi il tuo nome?» chiese guardandolo. E per tutta risposta Harry si irrigidì. Non ricordava neppure come si era trovato nella sala ricreativa, e tantomeno che era successo negli ultimi giorni. Ma ciò che ancora gli restava all'oscuro era il suo nome. Quello proprio non riusciva a ricordarlo. «Centrato», annuì Will. «Sei Dave o Harry?» E a quella domanda il ragazzo schiuse le labbra, sentendo un'improvvisa fitta alla tempia. «Harry», biascicò in dolore, e nella sua testa quel nome continuò a ripetersi con la voce acuta di una ragazza, tanto chiara quanto dolce, ma era così lontana.